Buongiorno a tutti. Oggi vi faccio vedere un video sui coltelli diverso dagli altri che faccio di solito. Qui c'è la comparazione di questi tre coltelli della mia collezione, che sono legati tra di loro e adesso vi spiegherò come. Allora, questo è il mio primo coltello artigianale, Francesco Pocchi, con scrimshaw di Mirella Pacchi, ATS34. Quando ho comprato questo coltello, io collezionavo industriali, ma l'ho preso in mano, l'ho toccato, ho visto la perfezione di tutto quello che era stato fatto su questo coltello, le lavorazioni, pins mosaico. Insomma, mi sono innamorato, da lì ho venduto tutti i miei industriali. Questo è un Johnson, è stato il primo forse coltello di un grandissimo nome, di coltellinaio americano che ho comprato. Bellissimo questo Johnson, semi integrale, marchiato 001. Non so esattamente cosa voglia dire, forse il suo semi integrale numero 1, non lo so, però bellissimo. Questi due coltelli avevano tutti e due il manico in avorio. E passiamo al terzo coltello, l'ultimo entrato nella mia collezione, questo Steve Horn di Loveless, Double Riverside Logo, ovvero doppio logo Riverside, che è la donna nuda. Cosa hanno questi tre coltelli in comune? Apparentemente niente, perché uno è integrale, uno, gli altri due non lo sono. Le forme sono diverse, hanno in comune molto in realtà. Un legame che c'era tra Loveless, che è stato il padre della coltelleria mondiale, colui che ha inventato tutte le forme classiche che adesso conosciamo. Lui ha tramandato il suo sapere, tra gli altri, a Johnson, Steve Johnson. Quindi Steve Johnson era allievo di Loveless. E a questo punto entra in campo Francesco Pachì. Pachì, quando si è affacciato al mondo della coltelleria, è andato in America, nel laboratorio di Steve Johnson, e ha imparato da lui l'arte della coltelleria. Quindi, come potete vedere, questi tre coltelli sono legati, perché si parte dal padre della coltelleria moderna, Loveless, per poi arrivare al suo allievo, forse il migliore, Johnson. E si passa al suo allievo italiano, Pachì, che è quello che lo si può un po' definire il Loveless italiano, perché lui ha cambiato la coltelleria italiana, la coltelleria nazionale, che all'epoca viveva di forme classiche e soprattutto di materiali classici. Lui ha fatto un'innovazione con materiali nuovi, acciai nuovi, che all'epoca erano, diciamo, fantascientifici qui in Italia. Quindi tutti e tre erano innovatori e uno è stato maestro dell'altro, che è stato maestro dell'altro. Ecco, quindi questo è quello che io volevo farvi vedere. Questi tre pezzi che sono legati tra di loro per la storia della coltelleria italiana. Vi ringrazio, buona giornata a tutti da Pietro.